Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo. Il primo giorno della settimana in zona arancione ha segnato il ritorno dei mercati ambulanti, allargati a tutti i tipi di merci e non solo alimentari come in zona rossa. Ma la pioggia, il vento e il freddo hanno di fatto annullato il mercato del lunedì di Lido di Camaiore, primo banco di prova in Versilia. L'unica restrizione ancora presente è quella dello spostamento fra comuni vietati nella zona arancione. Si capirà nei prossimi giorni in che misura questo limite avrà effetti sugli affari ai banchi. Ma intanto si guarda al Natale, alla ripresa dello shopping e alla speranza del ritorno in zona gialla prima delle feste. Confesercenti Versilia ha inviato ai sindaci di Camaiore, Pietrasanta e Viareggio la richiesta di prolungare i mercati proprio per favorire gli acquisti, vista anche la proroga degli orari fino alle 21 dei negozi fissi. La richiesta di tenere banchi aperti anche in orario pomeridiano riguarda giovedì 17 per il mercato di Viareggio, sabato 19 per quello di Tonfano e lunedì 21 per quello di Lido. La richiesta, appunto, un mercato prolungato anche nel pomeriggio per dare possibilità a questa categoria pesantemente colpita dal lockdown, sia il primo che il secondo, di provare insomma a chiudere in minor perdita un anno davvero, davvero, davvero drammatico. Siamo fiduciosi che i tre comuni accolgono questa richiesta, una richiesta di buon senso che mette anche, diciamo, il settore ambulante sullo stesso livello dei negozi a posto fisso, che per decreto possono comunque prolungare al proprio orario di apertura.